E per quanto una maestra con tanta consapevolezza del corpo, quanto è importante quindi l'allineamento del bacino, della colonna e la consapevolezza del proprio corpo? 当然，如果一个老师就是对一个老师来说，就是对自己的腰带，自己的背脊，这个感觉是腰带，很重要的。对，就是是多重要的吗？还是骨盘腰。这个腰部啊，这个腰部和背脊，就是对那个老师的练法，是自己的感觉、自己的了解是多重要吗？所以说我们的禅师和腰是最重要的，因为太极拳以腰为主宰，因为这个腰呢就是以肾，肾是发起之源，所以说肾是发起，我们一定要沉下来练腰，练我们的腰，练我们的腰就健我们的肾，肾健康了，肾是人的生命之根。Estremamente importante, diciamo, vedo c'è la vita, vedo c'è la spina dorsale, vedo c'è nell'allenamento del Tai Chi, anzi, noi si dice, vedo c'è che la vita, vedo c'è la cintura, vedo c'è la cosa più importante nell'allenamento del Tai Chi. Perché? Perché proprio vedo c'è in cintura, vedo sono situati i reni, vedo sono uno, vedo c'è degli organi più importanti della nostra vita, vedo c'è allenando, vedo c'è queste torsioni, vedo c'è della vita, vedo c'è allungo la spina dorsale, si ottiene, vedo c'è uno degli effetti più importanti, questo è uno dei fondamenti proprio del Tai Chi. 当我们的肾练好了，他的精气神就有了。 E noi si dice, vedo, se si allena, vedo, c'è costantemente, vedo, c'è efficacemente, vedo, c'è il rene, vedo, c'è la forza del rene, allora, vedo, c'è l'essenza, energia e spirito, vedo, c'è rimarranno forti nel corpo. Per noi in Occidente c'è una forte separazione di corpo, mente e energia. E dalle sue parole emerge invece che c'è una forte fusione. Prima parlava di energia. Quanto è importante per la salute avere una calma interiore, una forza vitale e del corpo? 他是这样说，他说，我们在西方文化，好像那个精气神是分开的一些部分，但是听老师说，好像就是，合一的一个道理，是不是？对你们来说，就是这个合理当中是多重要的吗？还是你是怎么讲？因为这个精，要是看的，把它分开讲，精是男女的混合体，混合体，而精而变成人，变成人，它就产生了神，就产生了神，Allora, diciamo, vedo, cioè, analizzando secondo vedo, cioè, la tradizione cinese, ad esempio, vedo, cioè, separatamente, vedo, cioè, questi tre elementi, vedo, sono il yin, l'essenza, vedo, cioè, l'essenza, vedo, della vita, per cui è ciò che si trasferisce, diciamo, nel nascituro, vedo, cioè, dalla vita, vedo, cioè, alla persona. Appena la persona, vedo, cioè, nasce, allora avrà lo spirito cosciente, vedo, cioè, questa è la seconda parte che si forma. 当他成人以后，如果他要有神，必须他产生气。Però quando si è in vita, vedo, cioè, vedo, cioè, è necessario mantenere e crescere questa vita, vedo, cioè, attraverso l'energia, cioè la persona, vedo, cioè, che vive, vedo, cioè, ha una sua energia.所以说，通过有气才有神。E si dice quindi soltanto, vedo, se c'è questa energia, vedo, allora continua a vivere lo spirito cosciente della persona. 所以说，精气神是人生的自然规律。Per cui questi tre elementi, vedo, cioè, sono la legge naturale, vedo, dell'essere umano, della vita它的自dell'essere然umano.规律都是父母给他的，Questi,父vedo,母亲sono给ciò他，che riceviamo dai genitori. 然后呢，给他慢慢长大以后，接触了我们大自然的五谷杂粮，E ovviamente, vedo, sono influenzati, vedo, dalla vita, vedo, cioè, che poi noi viviamo, per cui riceviamo dai nostri genitori e sono dentro l'ambiente della nostra vita ciò che ci succede. 但是我们为了把我们的人生先天，我们人生的精气神能够保护得更好，一定是气精神。Però se noi vogliamo mantenerli, vedo, cioè, nella maniera migliore possibile, più attiva, vedo, cioè, possibile, si dice, vedo, cioè, che dobbiamo allenare la nostra energia. Questa è la cosa sulla quale noi possiamo influire, vedo, cioè, allenando l'energia. Allora si dice, inizialmente si dice essenza, energia, spirito, però durante la vita noi dobbiamo allenare l'energia per poter avere, vedo, cioè, essenza e spirito insieme. 所以在中国的中医来讲，我们练气，我们现在锻炼，练肾就是练气。练气干什么的？就保护我们的精，我们精就是人呀，练精，
练气保精，保精才有神。Allora si dice così, nella medicina cinese si dice che l'essenza è conservata nei reni, però i reni io riesco a conservarli attraverso l'energia, per cui si dice l'energia è quella che protegge i reni e permette a questa essenza di continuare a vivere. So io sa, ren seng, jing qi shen, yang seng, qi jing shen. Per cui si dice che l'uomo nasce attraverso energia, essenza, energia e spirito, però vive attraverso l'energia che cura l'essenza e lo spirito. Questo sì. Lui ha speso una vita per diffondere la disciplina di Tai Chi e agire a tutto il mondo. Quanto per lui è importante, come Marco Polo, come anche il dottor Chen, diffondere conoscenze orientali e unirle con conoscenze occidentali. Lao shi, ni shi yi sheng shi tou shen zai zhe ge chuan bo tai ji quan de zhe you zhe ge shi ye, zhe shi ni de shi ye shi fa yang tai ji quan, zhe shi ni hao xiang zhe shi gen wo men guo qu de yi ge you ming de yi da li lu you zhe Marco Polo ye shi zong yi da li dao zhong guo 到燕传就是我们的传统你是给我们你的传统就是你这个事业是为了你的身体就是为了你的经验是多重要的对一个是呢因为泰迪拳是我们中国的传统文化嗯二一个我本身呢是现在中国国家的非物质文化遗产的代表人物所以说我们有责任把我们的传统文化 Io attualmente sono stato scelto dal Ministero della Cultura cinese come esponente della cultura immateriale tradizionale cinese, per cui questo è un compito molto importante e io mi sento di dover trasmettere questa particolare forma di mantenimento e cura della salute cinese a tutto il mondo. Ecco, io sento questo compito di dover trasmettere questo strumento per la salute anche all'Occidente. Mm-hmm. E qualcosa su Monaci Shaolin? Chiede ancora meglio il discorso di bacino consapevolezza. Prima bacino. Per il bacino? Bacino anche consapevolezza, quel discorso che avevi detto prima. Ah, ah. 他们还有一个问题我们是讲要但是他问一下就是那个胯部就是那个胯啊这个胯是怎么用的是太极拳还是这个中药的重要的因为我们的太极拳的胯要放松四种成卧型嗯四种成卧型卧型嗯成卧型然后呢我们的腰转就是基本上是腰胯转嗯然后我们放松以后气才可以缺气松垮才可以气才可以降到涌泉 所以说人体的人老却从腿上泄了对所以说我们这沉着我们屈膝松垮放松以后将气送到脚上从脚上再孕育周身孕育周身所以说这个就是以前呢有一个中国有个法有一个孔子下面有一个庄子庄子讲了一句话是 真人呼吸行一脚凡人呼吸在以后说真正的懂得健康的懂得练功的他一定气到脚上不懂这样人的只是站起来在呼吸在肺部 Dice il maestro, anche l'anca non ne abbiamo parlato prima, però è estremamente importante nell'allenamento del Tai Chi Chuan. Per dirla in maniera semplice, si può dire che l'anca deve essere rilassata e sciolta in modo da permettere all'energia di scendere fino ai piedi. Si dice, io prima ho parlato dello spostamento della vita, però senza specificare, ma in realtà vita e anca si muovono assieme, si muovono in maniera coordinata. L'anca, si dice in generale, deve essere il più sciolta possibile. Perché? Perché questo deve permettere all'energia di scendere fino ai piedi. Scendendo l'energia fino ai piedi può ritornare in circolo su tutto il corpo. Questo è importantissimo, soprattutto negli anziani che hanno delle difficoltà di movimento, di stabilità. Questo è perché l'energia non scende dalle gambe fino ai piedi. È una tradizione molto antica. In un testo taoista del IV secolo a.C., Zhuangzi, si dice che la respirazione deve scendere fino ai piedi.
piedi. Se non scende fino ai piedi, ma si ferma nella parte superiore del corpo, le gambe si indeboliscono, la forza si perde e anche la mobilità di tutto il corpo si viene a perdere. Ecco perché l'anca è comunque una parte molto importante. Nel Tai Chi si dice che l'energia scende nel basso ventre, però dal basso ventre di nuovo deve scendere fino alle piante dei piedi. Se arriva alle piante dei piedi, può risalire attraverso la spina dorsale su tutto il corpo. E da noi si dice che la parte superiore del corpo deve essere sciolta durante il Tai Chi, cioè la parte inferiore del corpo, cioè le gambe, devono essere stabili. Immaginiamo come un albero con le radici nel terreno, ma la chioma che si può muovere col vento. Lo stesso modo siamo nell'allenamento del corpo. 找平衡掌握好了，太极拳就是讲的阴阳平衡。当我们上面可以上灵活，哎，放松上面灵活，所以说上面达到锻炼的，哎，我们的五脏六腑都在，哎，下面沉稳，我们的肌肉、我们的关节都锻炼了，形成了一种平衡。所以说不用人老了就不用摔倒，哎，走起路来非常平衡。 Ecco perché nel Tai Chi, quindi la parte inferiore del corpo, le gambe sono estremamente stabili, la parte superiore è mobile, questo allena sia la parte superiore che la parte inferiore. Ad esempio nel caso di un anziano, gli anziani che fanno Tai Chi risultano necessariamente più stabili degli altri, più difficili alla caduta. Ancora una volta emerge molto la necessità di una forte consapevolezza del corpo per mantenersi in salute. Quanto è importante, secondo la visione del maestro, la visione orientale, essere responsabile della propria salute? Questo好像就是听老师说，好像就是你们的想法是，个人对自己的身体就是必须得照顾得很好，也必须得了解得很好，是不是？那你觉得就是对这个身体的了解，就是保护健康是很重要的一个事情吗？对呀，太极拳，我们人生就是一个人都要健康。 不健康，工作也没法工作了，所以人一定要健康。所以说太极拳本身我们的研究就是研究怎么去。首先，因为太极拳最古老，首先研究它的攻防技术，首二个再研究它的健康。Dice assolutamente, la salute, personale è importante, bisogna conoscere il metodo, questa è una ricerca personale che si fa, come dicevo, prima attraverso lo studio marziale oppure attraverso lo studio della salute. Questi sono aspetti che devono essere conosciuti nel corpo per mantenere la salute. Un'ultima cosa, in Occidente sono conosciute varie altre marziali, e tra cui anche c'è un eco dovuto anche mediatico da parte dei monaci Shaolin. E qual è la conoscenza che possiamo condividere che risulta importante per la nostra salute portata dai monaci Shaolin e che il maestro condivide? 我们这里西方世界，听说这个有很多不同的武术流派，比较有名的我们听说就是有一个少林派，有个少林武僧，这个少林武僧少林功夫，跟你们这有一个共同的基础，还是有区别。因为我们河南就这两大，一个少林，一个太极，少林是由外加的，你看来这表演的少林，大多数都是年轻人的，这主要是练功夫为主，通过功夫以后，他也讲吞吐开合，到老子他也讲那种，到老也变成柔和的，但是太极拳呢，是以柔为主，以柔着手，少林拳是以刚着手，练到最后都是一样的刚柔相济。
Allora, lo Shaolin, vedo, c'è, anche viene dalla regione dello Henan, è la stessa regione, vedo, c'è, dal quale io provengo. Siamo molto vicini, ci sono, vedo, c'è, due scuole importanti di questa regione. Uno è, vedo, c'è, il Tai Chi Chuan, che io rappresento, uno è lo Shaolin dei monaci, vedo, c'è, Shaolin. Se vedete una dimostrazione di arti marziali, spesso, vedo, sono dei giovani, vedo, c'è, che allenano, vedo, c'è, lo stile Shaolin, vedo, c'è, molto veloci, vedo, c'è, molto forti, per cui si può dire, vedo, che curano principalmente l'aspetto marziale. Però se poi guardate, diciamo, queste persone nella loro vita, vedo, cioè, quando diventano più anziani, anche loro spesso modificano il modo di allenarsi, vedo, cioè, attraverso la morbidezza, per cui, vedo, cioè, anche si avvicinano al nostro modo. Queste due scuole sono chiamate una scuola esterna, Shaolin, una scuola interna, la nostra Tai Chi. Però, in fin dei conti, diciamo, e soprattutto per la cura dell'aspetto salutare, coincidono molto, vedo, si possono vedere tante cose che coincidono. Un'ultimissima cosa, oltre alle arti marziali, in Oriente ci sono anche metodi di manipolazione come il Tuina che il dottor Chen per esempio opera. Quali sono le assonanze tra queste manipolazioni e le arti marziali? Quindi su quali punti hanno in comune e quindi su cosa sono così efficaci? Zai Zhong Guo yo bu tong de hen you ming de hen you xiao de liao fa. 现在老师就是给我们讲了太极拳对养生的好处，我听说还有一些就是推拿疗法，那个医学就是中医，你们太极拳就是跟这个中医也有共同的一些道理吗？本身我刚才讲的就是中医太极拳的中医来解释中医的，因为太中医的有些说句话。 中医是治病的，太极拳呢，无病先养就可以养了。当他有病的时候，太极拳中医有些解释不了的，太极拳也解释不了，但是他会好的。它就是太极拳的奇妙，如糖尿病，如腰间盘突出。 这很多是治不了的病，但是通过练习太极拳的气，它就慢慢就会好了，就是很，它就平衡里边内里边的进行一种，一种的平衡，一种平衡，它就会好。所以中医也解释不了的。 Assolutamente, ci sono, vedo, cioè, assolutamente, vedo, cioè, delle parti comuni. Quello che vi ho spiegato adesso, anche senza dirlo, effettivamente, vedo, cioè, sono teorie comuni alla medicina tradizionale cinese. Per cui, vedo, cioè, il massaggio e anche altri metodi, vedo, cioè, della medicina, vedo, cioè, tradizionale cinese, cercano di risolvere, vedo, cioè, problemi o di prevenire, ecco, quello che dico io, il Tai Chuan. Sostanzialmente, vedo, c'è, si può parlare, vedo, c'è, di un metodo preventivo, anche se alcuni disturbi, vedo, c'è, li può anche curare, vedo, disturbi anche, vedo, di tipo cronico, come ho detto prima, vedo, c'è, ernia al disco, vedo, c'è, oppure diabete, altre cose. Non è detto, vedo, c'è, che li possa risolvere, però sicuramente, vedo, c'è una mano per la cura, per cui può aiutare anche a curare. Vedo, c'è, in questo caso, diciamo, i principi, vedo, c'è, che vi dicevo prima, vedo, c'è, dei reni, i principi dell'energia, vedo, dello spirito, eccetera, sono assolutamente comuni alla medicina cinese e anche altri metodi di cura. Sono parte della cultura, diciamo, medica cinese e dell'educazione fisica. Grazie, auspicando quindi un incontro di culture sempre più frequente, la ringraziamo molto per il suo tempo e la sua generosità. Fei Chang Kang Xie, grazie. Chiede qualcosa di discorso?